essere sui componitori è una responsabilità maggiore rispetto agli altri anni in cui sei un cavaliere normale. È un piacere rivestire questo ruolo e poi si spera che vada tutto bene. I miei compagni di pariglia sono Fabrizio Pomogranato, che sarà su secondo, ha già ricoperto il ruolo di subcomponitore nel 2014, e Alberto Carta, che sarà su terzo. L'ho sempre sognata, anche perché per un oristanese, per uno che va a cavallo, è il sogno fare il subcomponitore. Poi domani si vedrà come andrà. Sognarla è una cosa, poi viverla è un'altra. La sartiglia da oristanese, secondo me, una cosa che uno sente da quando è nato, almeno io oristanese, mio padre sin da piccolo mi portava a vedere su componitori, a vedere la sartiglia, quindi è una cosa che sentiamo tanto, però poi vedo anche la gente di fuori che non è di Oristano, che è appassionata, si appassiona e fa piacere che anche loro abbiano questa passione. Intimità molta, spettacolo e cultura sono venuti un po' più negli anni, perché comunque sia cambia tutto. Durante gli anni cambia la sartilla, cambiano le cose, quindi si evolve sempre di più. Quindi giustamente poi fa parte anche di uno scenario che è uno spettacolo, è diventato ormai uno spettacolo. Quindi. L'aspettativa è soprattutto per la giornata in sé, che tutto vada bene nel migliore dei modi, che tutti i cavalieri rientrino in scuderia, che si faccia una bella sartiglia. Poi dopo è una conseguenza, la sartiglia è una cosa, la vita reale è un'altra, non tutto, non sempre va come si vuole, però adesso cerchiamo di fare bene la sartiglia. La nostra paglia è nata proprio, direi a causa, ma non è causa, perché Claudio, che comunque non aveva ancora l'anzianità, stava cercando un anziano. Io all'anno non volevo uscire, insomma, neanche Fabrizio, e un giorno ci siamo incontrati al bar e lui era disperato, perché sai, comunque chi è giovane non trovava compagni, quindi era disposto a uscire con qualsiasi, basta che avesse avuto comunque l'anzianità giusta. E quindi mi chiese, ma perché non usciamo insieme? Io, no, non volevo uscire. Ma no, dai, comunque alla fine mi ha convinto, ci ha messo poco, perché comunque mi era simpatico già, la conosco da quando era bambino, perché comunque quando io montavo la sole lui era piccolino, l'ho conosciuto allora. Con i pugni, quando montava con i pugni. Non è vero, stiamo scherzando. L'ho visto anche una sartiglietta, non se lo ricorda, ma io c'ero. E quindi niente, mi chiese di uscire, e quindi ho detto vabbè, ok, usciamo. L'anziano che lui aveva allora preso in considerazione per uscire non era voluto più uscire, e quindi ci mancava un altro anziano, quindi siamo di nuovo andati alla ricerca di un altro anziano. Fabrizio era praticamente l'anziano che faceva caso al nostro. Non usciva anche lui da un qualche anno alla sartiglia, e quindi gli chiedemmo di uscire, con molta gioia disse di sì, non aspettava altro. Sì. E così è nata la nostra pariglia, una pariglia nata proprio molto spontanea, ecco. Dopo aver fatto la prima sartiglia ci siamo trovati bene, ci siamo divertiti, e da lì poi siamo andati avanti, no? E questa è la decima che corriamo assieme. Il mondo è questo, il peruristano è molto, moltissimo, almeno per gli appassionati. L'oristanese ce l'ha nel sangue, più o meno. Io, pur non essendo figlio, parente di gente che andava a cavallo, sin da bambino, da piccolissimo, avevo un amore sfegattato per i cavalli. L'auspicio è che vada tutto per il meglio, ci assista il tempo, che si prendano stelle, che vada tutto bene, che riesca una bella sartiglia. Beh, sicuramente, come ha detto Fabrizio, alla fine dei conti c'è poco da auspicare. Faremo quello che hanno fatto tanti altri per tanti anni, cioè comunque condurre la corsa,
sperando che tutto vada bene, sperando di prendere le più stelle possibili, sperando che ci sia una bella giornata, perché comunque quando c'è il sole la Sardegna ha un altro aspetto, i colori, i cavalli, è tutto un insieme di cose che comunque gira nel verso giusto, comunque, cioè si sta meglio, quindi speriamo ci sia il sole, ci sia pubblico, speriamo che